Buongiorno, io direi che possiamo anche iniziare, sono già 10 minuti accademici come si usa di tradizione in sede accademica, anche se è un concetto a me che piace poco, molto lontano. Ecco. E intanto allora io ringrazio il dottor Arabnia, come pronuncia, non so, che ha accettato il mio invito perché nell'ambito di comunicazione d'impresa del mio corso è tradizione che io inviti appunto qualcuno a testimoniare in modo, diciamo, delle testimonianze che abbiano qualcosa di originale da dire. Ecco, questo è uno degli aspetti della caratterizzazione delle mie testimonianze. Io devo dire che ho visto il servizio di report 2-3 domeniche fa e appunto ho il giorno dopo, o mi sembra martedì, e questa è una puntualizzazione che mi piace, diciamo così, comunicare, perché fa parte proprio della mia materia, comunicazione d'impresa, e ho mandato una semplice mail dicendo se il dottor Arabnia era interessato a venire a effettuare una testimonianza. In pratica, nel giro di 12 ore, tarda serata, avevamo concordato tutto. Ecco perché dico questo, perché per esperienza, così anche quindi tra gli imprenditori italiani, ho avuto occasione di invitare, per concordare una data, eccetera, eccetera. Ecco, qui a Verona, io voglio iniziare subito il calendario, si dice se la tirano un po', ecco. E questo non è proprio un qualcosa di normale, ecco, quindi, o meglio, è normale rispondere in tempo utile, però chi lo fa attualmente io penso che diventi quasi una normale, perché quando l'aspetto negativo è diventato uno standard, quindi c'è la necessità di evidenziare anche questo comportamento. Del resto l'annunziata, la giornalista, proprio una cosa simile l'aveva detta in occasione del suo invito al finanziere Serra, che ha detto: le ho mandato una mail, ha detto accetto, vengo e via dicendo. Chissà cosa rispondono gli imprenditori o i politici dicendo che tipo di domande mi fai, di cosa parliamo e via dicendo, cioè ecco, tutta una serie di cose, di aspetti che chiaramente sono poco gradevoli. Ecco, diciamo che lavorare senza rete è più impegnativo, ma è anche una cosa, diciamo, si può anche per carità sbagliare, però non occorre, diciamo così, rifugiarsi dietro paraventi di diciamo così, ma questo è quello che eccetera. Spero di essermi fatto capire su questo aspetto, che lo reputo decisamente importante. Quindi, così, oltre a ringraziarlo, ecco, volevo appunto che raccontasse quello che in parte ho visto durante la trasmissione di report, cioè il fatto della caratterizzazione dell'aver dato indietro praticamente il mancante tra la cassa integrazione e lo stipendio normale nel periodo in cui i dipendenti sono andati in cassa integrazione. Ecco, aspetto che ha, diciamo così, colto il giornalista di report, e che in realtà nell'ambito di uno scenario economico come quello attuale nel quale viviamo evidentemente diventa una notizia. Ecco, del resto anche, voglio dire, la presenza di telecamere eccetera ha suscitato, quindi evidentemente non solo al giornalista di report ma anche ad altri. Ecco, e quindi volevo appunto nella sua presentazione elencare il perché, come è arrivato appunto a questa scelta, che naturalmente è una scelta che poi dà dei risultati anche in termini di comunicazione d'impresa, quindi sulla reputazione appunto dell'azienda, e raccontare anche le reazioni che ha avuto, perché io ho vissuto anche in termini di tesi di laurea un caso, non dico simile ma parallelo, non so se ricorda l'imprenditore che per 2 settimane, per un mese, ma poi la seconda settimana aveva desistito, aveva deciso di vivere con 1000 euro un mese come, diciamo, lo stipendio del proprio dipendente. Ecco, dopo 2 settimane ha desistito e ha deciso di dare 200 euro di aumento. Ecco, però lì poi apriti cielo, i sindacati della Confindustria ma anche dei lavoratori paradossalmente non sono stati molto d'accordo, quindi anche mi sarà
mi farà piacere sapere appunto questi aspetti. Ecco, io poi eventualmente altre domande mi auguro che vengano dal pubblico, sia dagli studenti e anche dagli esterni, perché questa è un'occasione appunto dove ci sono anche delle persone da fuori che gradiscono ascoltare appunto la sua esperienza. E la lascio la parola. Grazie professore. Ragazzi, mi chiamo Arabnia, nome molto strano, persiano, sono di origine persiana e iraniana, sono uno dei pochi che non hanno il clave in tasca, sono qui per parlare con voi con massima serenità e vorrei che voi non sia una presentazione di qualche genere, ma che sia un dialogo fra di noi. Cercherò di dire quello che abbiamo fatto e dopodiché però vorrei, se possibile, di avere un rapporto più diretto e che voi mi fate delle domande e se riesco a rispondere mi rispondo. La storia della nostra azienda, io non so perché ha avuto così tanto stupore, onestamente rimango sempre, non lo dico per falsa modestia, ma sono molto molto sorpreso di una cosa credo assolutamente dovuta, che è quello di restituire i soldi che la gente aveva perso durante il periodo di cassa integrazione, abbia questa stranezza. Credo che sia assolutamente normale che quando tu prendi un prestito da qualcuno, no, primo pensiero che devi avere di come darlo indietro. Noi abbiamo avuto un periodo molto molto brutto, molto buio, ma la cosa ancora più grave era che noi avevamo ricomprato questa azienda, perché questa azienda era della famiglia, avevamo fatto un accordo con la Comau Fiat, e per parecchi anni le cose andavano bene, per 4-5 anni, poi a un certo punto ho cambiato il management della Fiat, il management della Comau, periodo molto difficile della Fiat, l'azienda ha cominciato a perdere tantissimi soldi e a un certo punto hanno voluto vendere l'azienda, direi quasi chiudere l'azienda più che vendere l'azienda. E io, essendo della famiglia, avendo vissuto da lontano, perché non era nell'azienda, era nel consiglio, ma non era nell'azienda, a livello operativo, avendo vissuto con questa gente qua, vedendo queste persone che a 55-60 anni arrivavano a essere messi per strada, non me la sentivo. Non me la sentivo perché avevo visto che sacrifici facevano, perché noi facciamo impianti di iniziatura per il mondo automobilistico, vuol dire andare in campi, posti più incredibili del mondo, ci danno un pezzo di terra e dobbiamo costruire fabbriche. E ve lo assicuro, anch'io, siccome ho vissuto in questi mondi qua, stare a vivere in container, in mezzo campi stranissimi, che qualche volta qualcuno viene a toccarti dal finestrino, tu apri la finestra e pensi che sia una persona, vedi che sia una scimmia, lo sto scherzando, e che possono essere, voi dovreste ridere adesso, cioè non è possibile, siete troppo seri per essere ragazzi, giovani. Allora la questione era vedere queste persone qua, Natale lontano dalle loro famiglie, e in qualsiasi occasione, partire quando era necessario partire, fare tutte queste cose qua per 20-30 anni, poi arrivare perché c'erano delle crisi, trovarsi per strada da oggi a domani, io non la sentivo. Io già ero in un corporate americano, lavoravo là, e stavo molto bene, la situazione mia era molto molto vantaggiato. Non capivo perché doveva succedere questo. Allora sono tornato e ho chiesto alla Fiat di rivendermela l'azienda. L'ho presa l'azienda quando faceva 56 milioni di fatturato, con 48 milioni di esposizione finanziaria senza coperture e 20 milioni di perdita. Questo vuol dire l'azienda da chiudere. Ho investito dentro questa azienda
i soldi personali ovviamente tanti, soprattutto per una questione, voi che siete studenti di comunicazione, queste cose qua sono importanti anche a livello comunicativo. Ho scritto subito una lettera personale che ho sentito la sera prima. Non è che ho fatto una cosa con responsabile di comunicazione o chiedere un consulente o qualcuno per aiutarmi. Quello che ho sentito in cuore l'ho scritto a tutti. Cioè che non ho fatto questa operazione per una questione di speculazione finanziaria. Lo sto facendo perché non mi sentivo vedere le persone che hanno sacrificato la loro vita nell'azienda trovarsi nelle condizioni che si trovavano. Diamoci una mano, partiamo, mettiamo a posto questa azienda. Poi ho chiamato gli anziani dell'azienda, che erano messi ormai a finestra dalla Comau Fiat, li ho chiamati, li conoscevo da 30 anni, da 20 anni, e gli ho detto: signori, adesso prendete posti di comando con me, perché tutti quelli che erano in Comau hanno chiesto che lo soggiorno, che facciamo questo accordo, questa acquisizione, tornavano a Comau. E però con un patto, fatti chiari, amicizia lunga, come si dice, giusto? Con un patto, il vostro dovere più importante è quello di farvi fuori in 2 anni. Avete capito bene? Se mi guardavano, è come dire: come farci fuori? Farvi fuori, perché dovete mettere dei giovani, che sono però dell'azienda, che non prendete da fuori, dall'azienda, che sono stati leali, che hanno lavorato, che si sono dati da fare per moltissimi anni. In 2 anni io voglio vedere questi giovani al posto vostro. L'impegno è stato rispettato alla grande, tanto vero che in 18 mesi noi abbiamo avuto una riorganizzazione aziendale e abbiamo messo dei giovani non per voi ma per noi, perché erano su quarantenni, giovani dirigenti a posto comando. Ma non ho mandato via nessuno di quegli assegni, li ho tenuti tutti allo stesso piano con me, tenendoli come dei consiglieri, come advisor, come dicono americani, e dicendo a giovani che potevano utilizzarli, ma gli anziani dicendo che non possono entrare nell'operatività, perché così i giovani potevano fare il loro lavoro, però avevano vantaggio e lusso di poter consigliarsi con le persone anziane. Uno dice: ma costa? E certo che costa. Però sa, ci sono imprenditori, come dicevo prima, che hanno dei hobby, andare in barca, andare, sono piaceri diversi. Mio era diverso, dicevo: non voglio fare il buono della, come dire, fare figura di brava persona, ma era soprattutto per una questione aziendale, perché questi anziani che poi oggi io ho 57 anni e anche io sono di loro età, dopo 7 anni, ma questi anziani avevano una cosa estremamente importante per l'azienda: esperienza, patrimonio più importante che c'è nell'azienda. Ci vuole la capacità, ci vuole modernità, ci vuole studi nuovi, ci vuole la passione dei giovani, ci vuole la forza dei giovani, però ci vuole anche esperienza, perché altrimenti si ripete lo stesso sbaglio del passato. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto subito dopo l'acquisizione, anche se eravamo nelle bruttissime acque, subito abbiamo stabilito, capendo che quell'azienda aveva bisogno di una riforma culturale non indifferente, anche questo molto importante.